Oggi andiamo a scattare una fotografia pazzesca di una bottiglia di vodka di un brand londinese. Come vedete alle mie spalle il set è semi montato proprio perché volevo andare a costruirlo insieme a voi, per farvi capire quali sono le differenze tra una buona e una cattiva illuminazione se appunto dovesse presentarsi una situazione del genere. Ciao a tutti, io sono Marco, fotografo pubblicitario. Vivo e lavoro a Londra e qui sul canale porto un sacco di contenuti interessanti di fotografia e post-produzione. Se ancora non mi segui, ti invito ad iscriverti al mio canale, ma soprattutto dai un'occhiata ai link in descrizione, dove puoi seguirmi su Instagram e soprattutto iscriverti al gruppo Telegram della mia community. Vedete, come premettevo, alle mie spalle il set, diciamo, preassemblato. Ho quindi solamente montato quelli che sono degli stativi. Purtroppo sto utilizzando molti dei miei stativi per le luci video, per la camera, l'altra camera, quindi sono un po' limitato col numero di stativi. Vediamo se riusciamo a fare tutta la fotografia in un solo colpo, altrimenti faccio una foto per illuminare lo sfondo e una foto per la bottiglia frontale. Siccome appunto questa sarà una fotografia creativa composta da diversi effetti, quindi ho la necessità proprio di parecchi accessori. Sto utilizzando un laptop stand su uno stativo con un plexiglass nero come superficie per quanto riguarda la bottiglia. Così appunto la andiamo a appoggiare, abbiamo il riflesso dalla camera e soprattutto dopo, se ovviamente non ritengo necessario, noi faremo delle prove, ma non sono sicuro di andare a utilizzare lo scatto effetto con l'acqua che spruzza, però vi voglio far vedere come si potrebbe fare, quindi dopo andiamo a fare una cosa pazzesca. Qui sul retro abbiamo già un flash montato con una parabola e una griglia di diffusione a 30 gradi e l'idea è quella di scattare la bottiglia con un fascio di luce proiettato al centro. Come andiamo a creare questo fascio di luce? Mi servirò in questo video di utilizzare quelli che sono due piatti in cartone MDF per le torte. Ve li faccio vedere un attimo, questi sono i pannelli veramente più utili che potete acquistare, ce l'ho sia bianchi che neri in diverse misure, quindi acquistateli perché sono davvero super. Qui dietro vedete una sorta di C-stand che ho costruito io utilizzando uno stativo e questa in alto è praticamente una barra che ho recuperato da una vecchia lampada rotta. Ovviamente se non avete questo tipo di accessori acquistate semplicemente un C-stand. Quindi qual è l'idea? L'idea è quella di andare a mascherare la luce e creare questa linea sul retro. Guardate cosa vado a fare, semplicemente appendo i due cakeboard in questo modo, mi assicuro che siano ben bilanciati. Ecco qui, andiamo ad abbassare un pochino la posizione perché ci serve che siano un po' più verso il basso. E poi sul frontale andiamo a montare un pannello di diffusione che, come sapete, chi ha visto il video ho costruito io, ma se appunto non ne avete uno e non sapete come costruirli, munitevi semplicemente di quelli che sono dei pannelli pieghevoli, vanno benissimo uguale, quindi non c'è alcun problema. C'è un leggero distacco, ma valutiamo quanto mettere a fuoco la proiezione della linea. Al momento voglio assicurarmi solamente che sia tutto, diciamo, perfettamente al centro e vi faccio vedere che accendendo la luce pilota possiamo già avere un'idea di quello che sarà l'effetto che va a crearsi. Come vedete, in questo caso devo avvicinarmi perché appunto voglio qualcosa di leggermente più definito. Guardate già che bello l'effetto, si vede appunto questa sfumatura che va verso l'alto, ve la faccio vedere anche in camera perché c'è già un errore da dover andare a correggere, quindi facciamo un attimino anche l'inquadratura. Ecco, l'effetto dietro c'è. Abbiamo due problemi. Innanzitutto, uno dei due pannelli è troppo in alto, lo dobbiamo leggermente abbassare, quindi a questo punto direi di abbassare completamente tutti e due i pannelli sul retro. Ma poi c'è anche un altro problema, che è quello che la bottiglia è troppo distante da questi pannelli, perché appunto, come vedete, si va a creare questa fascia al centro, ma non ai bordi. Quindi dobbiamo avvicinare la bottiglia oppure ingrandire il gap tra i due pannelli che sono sul retro. Quindi cerchiamo di aggiustare una cosa alla volta. Ok, quindi ho avvicinato molto di più la bottiglia. Come potete vedere, secondo me è già ottimo. Andiamo a controllare l'inquadratura. Andiamo a scattare una nuova fotografia. Ok, molto interessante. Mi devo assicurare che i pannelli dietro siano perfetti. Quindi questa è una foto che richiederà del tempo per la realizzazione.
perché come vedete non devo catturare alcuna luce al lato della bottiglia. Pazzesco, questo effetto è bellissimo secondo me. Ok, direi che ci siamo. Ovviamente al momento è tutto scuro perché non stiamo illuminando la bottiglia sul davanti, quindi direi di fare una prova. Lo scatto effetto secondo me ce l'abbiamo perché appunto è proprio l'idea che volevo dare all'illuminazione di questa bottiglia. Adesso ci serve delineare innanzitutto i bordi della bottiglia. Come lo possiamo fare? Possiamo agire in diversi modi in questo caso. Vediamo un attimino quale può essere quello più interessante da andare ad adoperare, perché l'idea potrebbe essere o quella di andare a mascherare appunto dietro e poi lasciare delle bande ai lati, però in questo caso dovrei andare a tagliare il pannello, quindi avere solo una fascia e poi illuminare il pannello, quindi troveremo una soluzione alternativa. Per capire un attimino l'idea generale di quello che è lo scatto totale, voglio andare a illuminare un attimino tutta la parte frontale della bottiglia. Per montare la luce frontale ma non avere lo stativo davanti, vado a utilizzare un altro T-stand, in questo caso lo chiamo, ma è sempre un C-stand. Ovviamente se non l'avete potete mettere la luce leggermente di lato, quindi vedete in questo caso riesco a spostare quello che è lo stativo leggermente laterale perché altrimenti mi finirebbe davanti alla bottiglia. Accendiamo la luce pilota. E assicuriamoci ovviamente di illuminare tutta la bottiglia. Come vedete, vi dicevo appunto che dobbiamo seguire per forza una composizione perché la luce frontale, oltre a illuminare l'etichetta, va a illuminare sia il fondo che creare un'ombra dietro la bottiglia. Quindi dovremo per forza comporre in Photoshop lo scatto dell'etichetta e lo scatto della parte retrostante. Quindi andiamo innanzitutto ad aumentare un pochino la potenza perché mi sembra un po' scura. La dovrei mettere ancora più di taglio e più dall'alto. Ok, ho posizionato ancora più in alto la luce, quindi la mettiamo leggermente fuori centro perché non ho l'altro stativo che è più alto. Andiamo a eseguire una nuova foto. A me interessa illuminare l'etichetta in questo momento. Quindi vedete, l'etichetta centrale è illuminata. Ovviamente abbiamo molte parti che sono riflettenti, dorate. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Premesso che ovviamente abbiamo lo scatto di fondo, possiamo smontare il set dietro e quindi illuminare adesso bene la bottiglia. Quindi questo è lo scatto d'effetto che andremo ad utilizzare, che ci piace, è molto bello. In questo momento è importantissimo cercare di non spostare la bottiglia. Se la tocchiamo è finita perché sarà complicato poi dopo fare l'allineamento, eccetera. Però ovviamente se proprio dovesse succedere c'è Photoshop che ci può dare una mano. Quindi vado un attimino a smontare quello che è la parte di sfondo dietro. E adesso innanzitutto andiamo a creare uno scatto dove proviamo ad illuminare leggermente quella che è l'etichetta almeno in basso. Quindi aggiungo un pochino di bianco in questo modo. Ok, come vedete qui in basso abbiamo recuperato il riflesso della parte metallizzata sull'etichetta. E adesso ci serve fare la stessa cosa per la parte in alto, senza andare a montare quelle che sono delle luci, altri pannelli, eccetera, al lato. Lo posso fare, come vedete, appunto semplicemente a mano, quindi in questo modo aggiungo il pannello e faccio una foto. Per ampliarmi un pochino l'angolo di diffusione della luce, proviamo a eseguire uno scatto proprio senza la griglia, abbassiamo ovviamente la potenza. E facciamo uno scatto così sulla destra, giusto per capire se può andare bene. In questo momento a me serve lo scatto di questa parte metallizzata in alto, quindi non fa nulla se il resto è illuminato male, non ci interessa. Vado ad aumentare un po' la potenza. Ecco, vedete, adesso abbiamo il riflesso della parte dorata qui in alto e va benissimo. Diciamo in questo modo, siccome è tutto specchiato, possiamo andare a eseguire un flip della parte destra che stiamo scattando, ma ovviamente se vogliamo possiamo semplicemente andare a realizzare un'altra fotografia. Per
Mi è difficile mantenere il pannello, non voglio stare a montare pinze, eccetera. Quindi vediamo se riusciamo ad evitare i riflessi di noi stessi all'interno. Ok, direi che la schiarita ce l'abbiamo. Per sicurezza, siccome potrebbe servirci, facciamoci uno scatto frontale dove andiamo a illuminare solo il tappo in alto. Come vedete, o meglio, non il tappo, ma la parte dell'etichetta dorata, giusto se vogliamo recuperare altre informazioni di luce. Direi che così ci siamo, poi nel caso lo sfumiamo e vi faccio vedere come andare a mascherare questa parte. Quindi ho optato per eseguire uno scatto praticamente composto, perché altrimenti risulta essere leggermente difficile la composizione di questa bottiglia. Guardate anche in realtà com'è proprio bello questo scatto solo con la luce frontale sul nero, anche con questa curva che si è creata col pannello in basso, poi magari lo valuteremo per fare qualcosa di creativo. Però l'idea è quindi di avere questo scatto composto con questo scatto con parti dorate che appunto andiamo a recuperare dalla parte superiore. L'ultimo scatto che ci serve è uno scatto dove andiamo praticamente a oscurare completamente il retro della bottiglia. Cerchiamo sempre di mettere il pannello in maniera centrale e soprattutto verticale. Ok, una volta montato il pannellino nero, ho spostato un attimo l'altro stativo perché mi serve. Adesso possiamo agire in due modi: o illuminiamo tutta la parete dietro perché ci serve del bianco sul prodotto, oppure guardate cosa faccio, metto lo stativo in questa posizione. Allora mi vado a montare una Magic Arm qui in alto per montare un pannello bianco dietro. Se non avete il pannello bianco, ma appunto un riflettente qualsiasi va benissimo, lo andiamo a posizionare in questo modo e ci assicuriamo che sia perfettamente centrale. Riesco più o meno ad intravederlo, vediamo un attimino com'è la situazione. Vediamo, dovremmo avvicinarci un po' di più, ma non posso. Rimontiamo il flash dietro e andiamo a eseguire una nuova foto senza il flash davanti, quindi lo vado a spegnere un attimino. Ok, vedete adesso cosa abbiamo? Abbiamo il bordino bianco che si riflette nella bottiglia, solamente che è già troppo avanti. Siccome è simmetrico, direi di farci solamente un lato, perché appunto dobbiamo andare a leggere molto molto dietro. Questo bordino bianco, andiamo a fare una nuova foto. Ok, eccolo qui, l'abbiamo. Direi che va bene, poi lo andiamo a mascherare, non è un problema. E soprattutto lo andiamo a flippare dall'altro lato. Quindi abbiamo questo bordino bianco bellissimo, che purtroppo va a riflettersi anche perché c'è questo stativo. Quindi quello che faccio è provare un attimino proprio a farlo così per vedere se riesco a risolvere. Quindi abbassiamo lo stativo in questo caso, che si riflette nello stativo, quindi è meglio averlo dal basso. Ok, li portiamo in camera. Ok, adesso dovrebbe essere pulitissimo il bordo. Infatti vedete, prima si rifletteva nello stativo. Guardate, queste sono proprio le differenze che dicevo. Guardate adesso com'è bello, anche qui in alto, non è più spezzato. È morbidissimo, verrà una foto pazzesca, credetemi. Quando la andiamo a montare e facciamo bungee in Photoshop, sarà bellissima questa foto. Adesso, siccome è una foto già pulita e bella, secondo me perfetta così, voglio provare una cosa folle, ovvero andare a eseguire degli spruzzi d'acqua sulla bottiglia. Purtroppo non voglio andare a rovinare la bottiglia perché l'etichetta è proprio in carta, quindi mi dispiacerebbe se assorbisse dell'acqua, perché vorrei farci delle altre foto per questo brand. Però vediamo un attimino cosa posso fare. Quindi togliamo la bottiglia, adesso andiamo a lavorare solo con griglia di diffusione a 10 gradi. Ci serve un cerchio molto molto piccolo. Posizioniamoci il nostro pannello anche abbastanza distante, ovviamente ho provveduto a proteggere il pavimento perché sicuramente si bagnerà. Adesso vado a eseguire una foto giusto per capire com'è la luce. Ok, dobbiamo abbassare un po' la luce di dietro.
Ok, abbassiamo anche un po' la potenza, è troppo forte. Ok, vediamo com'è il risultato. Riaccendo la luce frontale con griglia, come prima, perché mi serve poca poca luce proprio per non avere i neri completamente persi. Ok, ci siamo, vedete? Quindi un leggero, leggero grigio. Adesso dobbiamo fare delle cose. Allora, verserò dell'acqua su questa superficie e lascerò cadere questo blocco. Purtroppo questo è molto pesante, ma ha la forma perfetta, quindi facciamo qualche prova prima con questo coperchio e vediamo cosa succede. Oggi ne vedrete delle belle in questo video, fatemi aggiungere un pochino di teli nel caso in cui voli dell'acqua. Allora, iniziamo a fare una prova. Lanciando questo, voglio capire un attimo qual è il ritardo di scatto. Ok, quindi vedete? Sto iniziando a catturare dell'acqua che schizza, ma mi serve molta più acqua che schizza, quindi vediamo un attimino se riusciamo ad aggiungere un po' più d'acqua e proviamo a lanciare questo. Voglio capire il ritardo. Non l'ho preso, ma ho fatto un disastro. Riproviamoci, tanto c'è la plastica per terra. Ok, questo sicuro fa un bello splash. Il problema è la tempistica. Non potendo arrivare alla camera, non riesco a scattare, diciamo, in maniera precisa. Ecco, forse è il momento di acquistare un bel telecomando. Ok, abbiamo qualcosa. Ma è troppo pesante. Però è sfizioso perché secondo me possiamo utilizzare questo effetto acqua che si muove, queste particelle che volano. Adesso facciamo qualche altra prova. Ok, vedete? Forse farlo a mano è la cosa più semplice, proprio con il contenitore. Si tratta solo di tempistica, fidatevi. Ok, ci siamo, stiamo facendo qualcosa. Continuiamo a fare casini. Ok, provo a fare anche questo movimento. Così va più in avanti l'acqua. Ok, perfetto questo. Bellissimo. Cioè, qualcosa del genere è pazzesco, lo possiamo poi attorcigliare intorno alla bottiglia con altri scatti. Proviamo a fare qualcuno mentre verso proprio l'acqua in questo modo. Ecco, vedete, così recuperiamo qualcosa del genere. Diamo un'occhiata a quello che abbiamo ottenuto, così capiamo un attimino cosa abbiamo. Allora, questo potrà esserci utile. Anche questo, in questo caso mi sto riferendo ovviamente a praticamente anche le particelle d'acqua che cadono proprio dalla brocca, perché ci serviranno. Questo è bellissimo, anche questo. Quello, qualcosa del genere, direi che abbiamo tantissime opzioni, dobbiamo solo metterci anche qualcosa del genere, vedete? Quindi riusciremo poi a fare il fotomontaggio. Questa parte d'acqua così increspata sotto pure mi piace molto. Avete visto quindi qual è il retroscena per creare tutta questa composizione di immagini che fidatevi, quando andremo a comporre in Photoshop sarà qualcosa di bestiale, sarà bellissima. E sono super soddisfatto perché riesco già a visionare quello che sarà il risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate tantissimi mi piace perché è importante, aiuta l'algoritmo a capire che i miei video sono interessanti e soprattutto mi fa crescere. Vi ricordo anche di commentare, scrivete qualcosa qui sotto perché questo aiuta l'algoritmo.
Andate a dare un'occhiata a Instagram se volete seguirmi e soprattutto a Telegram per iscrivervi alla mia community. Noi ci vediamo in un prossimo video nel mentre continuate a scattare belle foto e non perdetevi il video di ritocco di questa foto. Ciao a tutti!